Ora la pagina del Covid con la diffusione del virus in Abruzzo con i dati aggiornati, nuovi dati aggiornati ad oggi, ma per i dettagli abbiamo in collegamento Marina Moretti che si trova a Montesilvano, proprio davanti al Pala di Martin che come sapete è sede di vaccinazioni. Buonasera Marina, se vuoi puoi partire proprio dalle vaccinazioni. Buonasera Paolo. Sì, puoi partire proprio dalle vaccinazioni. Sì Paolo, buonasera, siamo venuti qui al Pala di Martin perché c'era una ragione anche, perché oggi ci avevano segnalato diverse file, anche lunghe, per le vaccinazioni. Siamo venuti a vedere un po' com'è la situazione. Ho appena incontrato il sindaco che è andato in una riunione adesso con i medici di base perché si rendono disponibili alle vaccinazioni e verrà presumibilmente utilizzato questo spazio. Ma dicevo, il sindaco mi ha anche precisato che i disagi che ci sono stati oggi nelle file erano dovuti al fatto, insomma, dell'AstraZeneca, per cui si hanno dovuto rivedere un po' in corsa il programma dopo le ultime decisioni e le comunicazioni del ministro Speranza sui vaccini AstraZeneca, e quindi hanno dovuto reimpostare un po' le cose. Poi tutto è filato più o meno liscio, c'è stato qualche ritardo, ma adesso più o meno, come vedete alle mie spalle, la fila si è smaltita. Sono state vaccinate qui al Pala di Martin di Montesilvano 700 persone nella giornata di oggi, fra docenti, vigili del fuoco, farmacisti e naturalmente i richiami anche per gli over 80. Si spera di terminare queste categorie per la prossima settimana e passare così ai fragili e ai successivi. Veniamo al bollettino sanitario. Oggi in Abruzzo ci sono stati 277 nuovi positivi. L'età fra i 2 e i 95 anni, sotto i 19 anni 42 giovani, 16 in provincia dell'Aquila, 3 Pescara, 15 Chieti e 8 Teramo. Ci sono anche 12 decessi, e anche se 3 di questi decessi sono riferiti ai giorni scorsi. E poi ci sono 375 guariti, quindi in più rispetto a ieri. Attualmente in Abruzzo sono positive 10.287 persone, rispetto a ieri meno 110. I tamponi eseguiti oggi sono più o meno dunque 6.000, e il tasso di positività, che è calcolato sulla somma dei tamponi molecolari e dei tamponi rapidi, test antigenici, è del 4,6%. I ricoveri sono 585 i pazienti in terapia non intensiva, meno 7 rispetto a ieri. Sono 71 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. Mentre sono 9.631 le persone in isolamento domiciliare con la sorveglianza della ASL, e rispetto a ieri sono meno 102. Residenze, i domicili dei nuovi positivi sono in provincia dell'Aquila più 117 rispetto a ieri, in provincia di Chieti più 68, in provincia di Pescara più 25 e in provincia di Teramo più 62. Questi sono i dati salienti del bollettino sanitario di oggi.